Eccola, che meraviglia. No, ok. Vedete, Eccoti qui. Buonasera. ciao. Allora, scusatemi. Tipo, un paio di giorni che non dormo. Oggi sono appena andata in palestra e quindi non sono top shape. Mi è caduto Giova? Vabbè, sono da sola qua, ma voi mi sentite? Devo condurre io? No, raga, non riesco a fare gli anagrammi, però quello che mi preoccupa. Ok, all'incontrario. Ah, rieccoci forse. Ok, Eccoci qui. io. Forse definitiva stavolta, eh? Ce la facciamo. Allora, ho visto il tuo video, Luisa. Allora, innanzitutto, lei è Quale? Luisa. Che ne Buonasera e faccio? benvenuta. Che è successo, Ciao. Francesco? È il solito casino che ho combinato. Ciao Mauro, benvenuto. Mauro è la persona che mi ha spinto a iniziare qua su TikTok, quindi ringraziatelo o insultatelo in base a cosa pensate di me. Lui è la causa originaria di tutto. Ma senti, Lu, io ho visto che hai problemi. Aspetta, cos'è che ha? Perché ti sento malissimo. Mi senti? Raga, lo sento male solo io? No, mi sposto da qua e vado da un'altra parte dove mi prende meglio, però mi sa che sei tu, che non sento. No, adesso si dovrebbe sentire. Si sente adesso? Adesso sì. Ok, dovrei aver finito con i problemi tecnici, dai. Ci dovrebbe essere tutto adesso. Ok, Angie, dovrei aver risolto. Anche con te ho avuto problemi tecnici, quindi lo sai meglio di chiunque altro. Mauro, Presidente della Repubblica. Sono d'accordo, dai. Quando Mattarella si ritira, Mauro, Presidente. Allora, cos'è questa storia che non dormi, Luisa? Non so, infatti il mercoledì c'è una visita, vediamo che cazzo è. Non lo so, Mi ricordo un bisogna episodio di vedere. X-Files. C'era un tizio Ottimo. che aveva fatto un esperimento perché era un soldato, per non farlo mai addormentare, farlo diventare soldato perfetto. Bello. C'era anche una puntata di Dottor House con una tizia con un tizio che non dormiva tipo da giorni, una cosa del genere. Sì, Vedi? un classico. Inizio a vedere cose. Barore, che crossover inaspettato, perché tu conosci tutti e due, quindi ci conosci entrambi. Ma senti una cosa, ti chiamo Lu e facciamo prima, dai, ok? Ti Sì, chiamo anche se sempre si Lu. pronuncia Luisa normale come Ah, si possa normale. mettere. Sì, È per sì, questo che specifichi che c'è la Z, perché in realtà non si pronuncia. Ah, ok. Allora, sì. Barore, Barore conferma che ci Sì. conosci entrambi. Senti, io ho un sacco di cose da chiederti. Io non ho grosse difficoltà a dirti che su tutti i social sei in assoluto la mia preferita, perché metti insieme alcuni aspetti, no? Sei mia follower, no? Tu eri già mia follower quando t'ho vista. E oltretutto. Perché io e Luca, che siamo, diciamo, in Avvocato dell'Atomo, ti adoriamo e quindi, cioè, Luca è un ragazzo e ti adoriamo questa cosa qua, quindi siamo grandi bestemmiatori anche noi, anche se non si può fare. Sì, ma in realtà, beh sì, sulla pagina Avvocato dell'Atomo qualche porcone ci starebbe in realtà, anche se è meglio non dirlo. Ma offline, sì, offline nel gruppo del nostro team ne partono. Però no, purtroppo, cioè, possiamo combattere una battaglia alla volta. Sull'avvocato dell'atomo combattiamo quella per il nucleare. Anche quella per il diritto alla bestemmia, no. Ma sai, bene o male, questo diritto ce lo prendiamo bene o male, quindi non è un grosso problema. Mentre il nucleare in questo momento non c'è, e quindi bisogna combattere per averlo se si crede
in quel tipo di battaglia. Ma quindi Luca, Anche sì? Anche se. No, se. dico anche se in realtà non c'è, ma c'è, nel senso che un 10% dell'elettricità italiana viene dal nucleare importato, quindi vabbè. C'è, di Sarebbe il fatto. caso di averlo in casa, così pagheremmo di meno tutto, dici tu, tra l'altro, uno dei vari aspetti. Uno dei Ma tanti. quindi io pensavo che ci fosse dietro un team di scienziati, no? Che poi avevano scelto te come volto, diciamo, ed è così, quindi, più o meno. No, no, not really. Allora, la cosa è nata che la pagina è nata su Facebook 2 anni fa, 3 anni fa ormai quasi, da un'idea di Luca, che è il fondatore, che è un fisico, è anche il mio ragazzo, appunto, eccetera. Con lui, diciamo che poi la pagina ha iniziato a prendere, ad avere abbastanza successo su Facebook, tanto che a un certo punto ha detto: ho bisogno di qualcuno che mi gestisca i commenti, eccetera. Quindi ha fatto tipo una mini selezione, gli ha aggiunto un altro, un ingegnere, a questo giro un ingegnere energetico, Fulvio Buzzi. E sono andata insieme su Facebook per un po'. 6 mesi dopo aver aperto la pagina su Facebook, abbiamo detto: guarda, apriamola anche su Instagram, perché cioè, sono altri di follow, so, un altro pubblico. E poi su Instagram, quindi, sono subentrata io perché all'epoca lavoravo come user experience e user interface designer. Quindi, insomma, sapevo fare le grafichine. E quindi ho detto: vabbè, la pagina di Instagram ci metto io la grafica, la gestisco io, mi occupo anche di tradurre i post dall'ingegnerese all'italiano che da Facebook mettiamo su Instagram. E così anche la ragazza dell'altro collaboratore si è messa lì ad aiutarmi anche lei con Instagram. Poi, tipo, mi è arrivato il globo, aspettate un attimo. Lercio. No, dai, non sono in difficoltà, sapevo che. Sì, infatti, Berto, bisogna stare. Allora, sappiamo che Luisa è straordinaria, però adesso io le chiedo ancora 3 cose di questo tipo e poi le devo chiedere anche delle cose. Luisa, dopo ti devo chiedere delle cose anche sul Mi tua, la sentite? tua. Io ti sento, sì. Sì, perché sono passata ai dati, intanto vi porto con me a prendere il globo in ascensore, quindi. Ok, cos'hai ordinato? Ho ordinato, che cosa ho ordinato? Tipo del sushi. 3 roll. Ok, quindi lo mangerai con noi. No, no. Arrivo. È comunque un'esperienza vedere Luisa che Sì, vi va a porto proprio nella prendere. mia vita. Grazie. No, non posso, mi chiedono se possiedo la nobile arte del rotto a comando. No, purtroppo no, ed è un mio grande handicap. E se vuoi anche il loro sushi. Vabbè, penso che sei abituata a commenti di altro tenore senza problemi. Raga, ma cioè, sì, nel senso, tutti che fanno sti commentoni da grandi, come dire, sboroni, e poi quando si tratta di arrivare al clou, che ti chiedo magari, fatti il test che organizziamo, spariscono tutti. Quindi, quando chiedi il È un test, grande spariscono classico. tutti. È un grande classico. È arrivato il globo. Sta salendo l'ascensore. Ah, sta salendo, ok. Io penso che quando ordino qualcosa vado fuori perché voglio risparmiare tempo, cioè ho fame di solito e quindi vado proprio fuori. Test di cosa? Test quello dell'H, eccetera? Delle Delle varie cose, sì. Test varie completo, cose. sì. Ok. Allora Test adesso. del Covid. Tu scherzi, ma nel periodo Covid si faceva anche il test del Covid. Eh beh sì, giusto per evitare quello anche. Alla fine è sempre virus, quindi. Esatto. Quanto Ok, sushi hai allora ci ordinato? sono. Ok, mi metto in postazione, rimetto il wifi che magari prende meglio. Adesso Ok. funziona tutto bene, comunque. Bene. Molto bene. E quindi mi stavi dicendo che è andata in quel modo lì con l'avvocato atomico, no? E io infatti Sì. Cioè non poi in mi realtà ricordo, poi però. avevo finito di dire che poi siamo cresciuti molto di più su Instagram rispetto poi a Facebook,
E quindi abbiamo dovuto tirare dentro altra gente, quindi si sono candidati altri, non so, studenti di ingegneria energetica, laureati in ingegneria energetica, fisici, ingegneri meccatronici o diciamo gente del campo. E quindi adesso siamo una ventina di esperti e poi ci sono io che di fatto non è che mi hanno scelta per fare le cose, che sono l'unica che si è presa la briga di fare video cringe e quindi li faccio. Fine. Allora, Adebayor saluta tutti e due, ecco un altro che ci conosce entrambi. Buonasera Bogani Alex e ciao anche a Davide Gandola. Allora, io però non mi ricordo quando ti ho vista per la prima volta, perché poi ho scoperto che eri il volto dell'avvocato atomico e allora ti ho scritto, ma sei anche il volto dell'avvocato atomico, allora sei proprio il non plus ultra, no? Però in realtà prima o mi avevi commentato qualcosa e io avevo già Può visto i tuoi essere che video. no, ti avevo chiesto, allora, ti avevo commentato forse con l'account dell'avvocato dell'Atomo di fare un anagramma di Sì? tipo non si può decarbonizzare senza usare il nucleare o qualcosa del genere. Vero. Però tu mi hai detto tipo sì, ci penso e poi non l'hai fatto. Merda. E poi però ti ho seguito anche col mio account questo qua e forse tu hai visto qualche video dove, non so, mi vesto in certi modi, eccetera. Allora, l'anagramma avevo anche provato a farlo, perché di solito non è che faccio finta di farli e non li faccio, spesso e volentieri non ottengo risultati soddisfacenti, no? E quindi pianto lì, diciamo. Quindi, però poi ci riprovo, dopo riscrivimelo che ci riprovo, dai, magari dopo un mese o Ma due o tre funziona. sì, se no magari tipo un'altra frase che però contenga qualcosa Sì. come nucleare, viva il nucleare o qualcosa del genere. Oppure il contrario, fare qualcosa tipo no, per culamento di qualche slogan dei Verdi o gente così. Oddio, i Verdi non li posso neanche quasi nominare perché ci hanno denunciati, però vabbè. Addirittura. Ma esistono ancora? In Italia, dico. Sì, esistono e boh, sono belli. Belli Belli cazzuti. combattivi, diciamo. Cioè, non se li caga nessuno, però quelli ci provano, ci Tra di provano, loro continuano a provarci. si danno Sì. pacche sulle spalle. Ma senti, senza dirmi ovviamente esattamente la latitudine e la longitudine, ma tu non sei molto lontana da me in realtà, cioè te sei in zona Milano? Torino. A Torino. Torino? No, perché mi avevi detto che avevi una serata? Ero Sì? milanese fino a 2 anni fa, poi mi sono spostata qui per amore e quindi non dormo. Adesso, per ringraziamento divino, non dormo. Certo. Buonasera Chiaretta, ciao a te, sempre un piacere vederti. Nelle tue live o a commentare le mie. Chiaretta, fantastica. È stata una delle primissime che ho intervistato con lo schermo doppio. Perché l'intervista a Chiaretta. No, non c'era lo schermo doppio. Lei è stata la prima che sono riuscita a mettere perlomeno nella parte grande, perché io ero piccolo e lei grande. Le prime interviste addirittura ero io grande e gli intervistati piccoli, c'era cioè una roba uscì. Guardavi la tua faccia così. Sì, cioè io. L'idea è di portare qualcuno di gradevole, di simpatico e di non avere io tutto lo schermo per tutto il tempo. Ma co così era peggio perché mi prendevo io lo spazio che spettava all'ospite, no? Ci ho messo due o tre interviste. Un crossover incredibile, impazzisco. Lili, sì. Chiara, ti ricordi evidentemente di come andò quella live? Poi comunque ne faremo un'altra fatta bene. Questa è iniziata col piede sbagliato, ma adesso sta andando molto bene. E io che devo ricevere il globo, vabbè. Anche Paul Codio dice che è un gran crossover. Italian Mapping, buonasera. Chiara, sì, era un antipasto. Diciamo che era un antipasto delle prossime 100 live che faremo insieme. Chiara, veramente, ero ancora al parco, no, quella volta, e mezzo agli insetti, cioè era una roba. Poi la connessione di casa ha cominciato a funzionare bene, non so perché. Buonasera, Paul. Buonasera, Manu. Buonasera a tutti. Allora, adesso io ti voglio sorprendere, però. Vai. Adesso sorprendiamo un po' tutti in questa live. Chi è online potrà dire di essere testimone. Allora, io sabato ho incontrato il mio amico che ha salutato prima, quello
Quanto rido poco per tutte le finali degli italiani. Vabbè, hanno perso tutte. In pratica, cosa succede? C'era un mio amico e c'era una ragazza che lavora nel mondo della moda, no? Lei, praticamente, l'ho conosciuta in quel momento lì. Abbiamo parlato di un po' di cose e mi ha detto: ma se sulla piattaforma dove sei popolare ci sono certi problemi, tipo la censura, ma non delle bestemmie, dei contenuti per adulti, diciamo, no? Il problema non è solo far vedere, io non odio nessuno, quindi non faccio vedere niente, ok? Il problema è le parole, no? Alcuni miei video sono stati bannati perché il linguaggio era un po' oscero, ciao Iuno. C'è cioè la Madonna che riceveva questo, Gesù che faceva quell'altro, e alla fine non era molto diverso da un film tedesco dove arriva l'idraulico, eccetera, eccetera. Allora questa ragazza mi ha detto: io non ne so un cazzo, ma perché tu non vai sulla piattaforma azzurra? Guarda che non è solo per quei contenuti, è per contenuti video in Ah, sì. generale. E figurati se lì ti censurano proprio questo, anzi lì è il benvenuto, no? Si parla della piattaforma per certi video, però in realtà è aperto a corsi di yoga, corsi di cucina e qualunque altra cosa in video. Effettivamente, io non ci avevo neanche pensato, lei è una molto creativa, molto smart. Quindi se io parlo di quelle cose lì e le faccio fare anche ai personaggi della Bibbia, tecnicamente non ci sono problemi, no? Quindi da quel punto lì in poi posso mettere tutti quegli anagrammi e tutte quelle poesie e tutti quei discorsi osceni che qua non ho mai potuto mettere. Grazie Italian Mapping per il Love Me. Potresti farci anche letteralmente i video esplicativi. Esatto, lì è permesso fare disegni e fare dimostrazioni. Sì, Allora, guarda. anche se ti devo dire che allora sì, è aperto in quel senso, ma ci sono dei criteri di censura strana. Per esempio, adesso fammelo elaborare in modo, non puoi fare video dove usi oggetti non appositamente creati per quello scopo. Cioè, se sono simili a un oggetto creato per quello scopo, non puoi usarli, pena ban, per dire. Cioè, pena cancellazione del contenuto, non ban. Cioè, per esempio, se una persona, indipendentemente dal sesso, si inserisce in quel posto qualcosa che non è fatto apposta, ma un oggetto simile, non lo può fare. Io direi che Luisa è frozen. Ok, sta tornando. Vedo dei movimenti. Ma intanto mi Sono sentite, morta. raga? Ti sento adesso, non ti vedo ma ti Ok, sento. scusate. Non c'è problema. Io ho sempre paura che la connessione Io smetta di funzionare canto. perché funziona per miracolo. Sul Ok, campo di battaglia l'ho dicevamo. giocato ieri. Dicevamo, ti dicevo Luisa, per esempio, se io uso una melanzana al posto di un oggetto di quelli che si comprano negli appositi negozi, in quel caso lì ad No. esempio bannano il video. Ciao Franco. Ho avuto esperienze con una spazzola. Sì, Una spazzola? Ah, ok, ho capito. cioè ero in giro, non avevo disponibili cose adeguate, quindi ho detto vabbè, e invece no, non si può. No, Ho capito, quindi vabbè, anche lì ci non sono si delle può. regole particolari. Dunque, buon torneo di carte, Franco. Franco dice che l'ospite è molto carina. Davide Gandola, mi hanno bannato a lei, lo chiediamo a Luisa se ti hanno mai bannato il canale, te l'hanno mai bannato? Quello Quello azzurro? azzurro, sì. No, no, però c'è stata una volta in cui mi hanno cancellato tutti i video. Tutti. Ma perché? Perché c'è questa regola qua per cui se nel video c'è un'altra persona oltre a te, o Sì. devi taggare il suo account, oppure Sì. devi, quando carichi il video, anche se ce l'hai solo nelle bozze, non l'hai ancora pubblicato. Sì. Devi caricarlo insieme a un modulo di consenso Sì. dell'altra persona. E quindi, siccome non era chiarissima questa cosa all'inizio, nonostante io avessi i consensi delle persone o avessero magari non avessi ancora taggate perché appunto ce l'avevo in bozza, invece devi taggarli anche in bozza o caricare anche questa cosa in bozza. Non avendo avuto le cose taggate in bozza, mi hanno cancellato quelli delle bozze e poi mi hanno cancellato anche gli altri a caso, e quindi ho dovuto. Cioè, alcuni li ho persi Danno. perché erano, cioè, non mi salvo
cioè, i video vecchissimi non li salvo. E Beh, quindi è stato un certo. po'. Ma tu tornerai in video adesso? Cosa vuol dire in video? Non ti si vede. Ah, come cazzo è possibile? Scusatemi. Risulti live in pausa e ti si sente benissimo, ma non ti si vede. Si sta creando Allora. un hype attorno alla tua riapparsa. Scusate, salvo. Sto scemo. Mi vedete? No, sempre in pausa. C'è la tazza di Ma caffè. guarda che è un bug di TikTok perché io ho attivato letteralmente la camera. Cioè, aspetta, allora provo a uscire dalla live e rientrare? Sì, chiedimi di rientrare, va bene. Bloccare? Ok. Sì, tranquilla. Cavolo, speriamo che riesci a tornare perché comunque una live di gran qualità questa qua. E devo ancora chiederle un sacco di cose al riguardo del sito azzurro, che già mi ha detto delle cose molto interessanti. Tanto buonasera a tutti quelli che stanno rientrando. Ecco, proviamo a fare rientrare Luisa. Vediamo, promette bene. È diverso da prima. Ci sei, eccoti. Buonasera. Eh no, mi sono collegato dal wifi e quindi adesso ho lasciato i dati, vediamo se mi fa scherzi. Va bene così. Allora, ma come trovi le persone da intervistare? No, le contatto io, Berto. Vabbè, con Luisa c'era Berto già vuole un essere mezzo contatto. intervistato. Berto vuole essere intervistato. Offri qualcosa, Berto. O magari vuoi intervistare tu, Berto. Vuoi fare anche tu le interviste. No, io in realtà funziona così con te, non ho fatto questa cosa che ti dico adesso perché a te ti conoscevo già, cioè sapevo già chi eri, eccetera. Però di solito io vado a vedere chi c'è live e chi parla bene e ha qualcosa da dire, gli propongo di entrare, di fare una sera, no? Che può essere qualunque cosa, passione per i libri, per il cinema. Mercoledì ho una ragazza che fa praticamente la mental coach, che era anche un po' indecisa, non so in che modo i nostri contenuti si possono incastrare, mi ha detto. E gli ho detto, vai tranquilla che prima ancora di fare la prima live. Tanto ti riprendi anche un po' di rose, eh? Anche la rosa di bandito è per te, non è per me. Vi giuro che non ho mai fatto una live, quindi non so, cioè non ho fatto mai la live, quindi non so che cacchio siano le rose, sono cose carine. Sono dei regali che puoi trasformare in Che carine. monete, cioè i soldi veri. Allora, ogni rosa vale 25 euro, quindi ne hai già guadagnati più di 100, no? Scherzo. Rido pochissimo. Sì, perché TikTok sappiamo, TikTok. No, allora, la rosa nel particolare costa un centesimo a chi te la manda, e a te ne arriva mezzo. Io finora con le live, Gesù tirami su, rido molto poco. No, allora, il discorso, grazie per la rosa, caratteri cirillici, e finora ho guadagnato, grazie soprattutto a un follower, a Brusa, ho guadagnato con le live 32 euro. Significa che hai ricevuto. Tieni conto che non ne ho fatte tantissime perché ho fatto mesi e mesi a non farne. Ho fatto mesi e Quindi. mesi di live, no? Tipo 32 euro. Cirillico, sì. E allora, quindi tornando al sito azzurro, no? Io sono andato subito dentro perché ho detto: questa è una delle idee più geniali che abbia mai sentito, no? Te lo dico per te, se mai mi intervistassi, credo che finirebbe con un ban. Ok, non ti invito allora, Berto. Grazie per l'onestà anticipata. Sono andato dentro fino a un certo punto tutto tranquillo, no? Poi so che c'era l'autenticazione da fare con i documenti, perché ovviamente essendo un sito a pagamento non esiste gratis, credo, se non per particolari situazioni. Anche il sito vuole guadagnare, anche il sito vuole avere delle garanzie che non si stanno usando immagini di altre persone, ci sta, no? Allora io ho caricato il documento, ho avuto una difficoltà gigantesca quando è stato il momento di fare il selfie con il documento. Sta Sì. roba non mi era mai capitata. Ma te come hai fatto? Ma considera che te lo chiedono anche dopo a caso, cioè lo fai la prima volta e poi ti chiedono conferma mesi dopo di nuovo della stessa identica cosa a caso. E quindi come ho Ok. fatto diverse prove, ma me l'ha presa la prima botta, cioè. A me no, anche perché però devo dire. Ho usato la carta d'identità elettronica che c'è la fotografia praticamente in bianco e nero piccolina e quella mi sa che non viene riconosciuta dallo Meglio scanner. forse il passaporto che è più grande.
Esatto, però io domani ho deciso di andare in centro a Legnano, conosci Legnano? Io abitavo a Parabiago. Ma seria? Sono Incredibile. andata alle superiori al Cavalleria Canegrate. Ma va, incredibile. Fantastico. Questi sì che Sì. sono crossover pazzeschi. E beh, allora che te lo dico a fare? Io sono di Cerro, alla fine. No, domani ho detto vado a Legnano oppure vado anche qua a Cerro che c'è un altro bravo e mi faccio fare un paio di... Allora, mi faccio fare un paio di servizi, non suona bene. Mi faccio fare un paio di lavori, anche quella non suona bene. Comunque, chiedo aiuto, nel senso, scannerizzazione, quindi facciamo un bel file fatto bene, come cazzo si deve, perché poi questo qua di Cerro è particolarmente estroso anche, non gli porto più chiavette da un bel po', usa il Bluetooth, mi manda le cose, mi stampa i biglietti, fa una serie di cose buone. Wash di Villa Cortese, ciao Wash, un poderoso Faletti. No, guarda, non sono a fare conquiste, devo solo imparare delle cose qua e quindi parlo con persone che mi insegnano cose che non so e che mi dicono le loro passioni. Coincidenze? Io non credo, anch'io non credo, Berto. Adesso sono 70, però comunque hype altissima, mi stai tenendo una media di spettatori che di solito non ho, se non c'è una Sarà roba il top. particolare. Eh sì, che sei sì al top. Comunque... il problema è che io non riesco a farmi il selfie, me l'hanno bocciato perché giustamente la carta d'identità era troppo poco. Tu l'hai fatta col passaporto? Sì, perché ho solo ho perso la carta d'identità un po' di tempo fa, non l'ho ancora. Quindi c'ho Ok. la Buonasera patente e il Fabio. passaporto, quindi. No, Patente che anche lei è piccolina, quindi... però la Wash. patente con. Cioè, allora, una cosa, non mi ricordo se tu l'hai fatto dal computer o dal cellulare. Cellulare. Prova a farlo dalla videocamera del computer, che già boh, può essere che abbia roba diversa. Non mi ricordo se il tool a cui ti reindirizza il sito ti permetta di usare la fotocamera esterna, perché già lì sarebbe meglio, nel senso. E Ah, ok. poi Può in essere generale. quello. Se hai usato questa luce, ti assicuro che non, cioè, la luce che stai usando adesso non è una buona No, no, no. definizione. No, no, era giorno, c'era la luce del giorno in casa. L'ho provato a fare in casa, magari lo provo a fare fuori anche. Provo a farlo fuori, dai, Sì, prova a farlo fuori. eventualmente. Sì, non ad ammazzarlo, provo ad andare fuori. Allora, buonasera Fabio Ricotera e veramente tanta gente. Wash deve andare a Cavaleri, ok? Chiederei a Sì, ma adesso Luisa l'hanno cosa ne spostato a pensa. Parabiago, il Cavalleri. Ci insegna un mio amico adesso, a Cavaleri, infatti. Oh, Stiamo Italian Mapping e a Ascis. Stiamo parlando. Ciao Caimano. Stiamo parlando Simone Simo Massaro, il crossover che non sapevo di volere. E ciao da Madrid, Jack. Allora, stiamo parlando del sito azzurro a cui io ho deciso di iscrivermi per aggirare le censure che ci sono su questa piattaforma e anche per aggirare un'altra cosa che mi sta dando parecchi problemi, ovvero l'algoritmo che dopo un po' ti piazza in ombra, anche se fai il video migliore del mondo, ti mette in ombra e non lo vede più nessuno. Adesso sto vedendo che su Instagram, fatte le proporzioni, c'è più gente che vede i miei video che qua, nonostante là ho 3.000 e qui ho 203.000. Quindi ti è arrivato anche un cuoricino da Berto e un cuoricino per me. grazie. Grazie Berto, par condicio. Però aspetta, perché se lo Sì. scopo è, come dire, aumentare il reach perché non hai, come dire, perché non ti censura nessuno, non ti mettono in shadow ban, eccetera, quella piattaforma lì non è la migliore, nel senso che non ha traffico interno. Cioè, già per qualche motivo è molto difficile, anche solo se cerchi l'at preciso della persona che stai cercando, molto spesso non te lo dà a Ah, caso. ok, ho capito, E sì. quindi in generale poi questo è un discorso che si trasla anche quando la gente dice apritelo perché tanto poi fai soldi facili. No, perché la cosa più difficile di quel sito è proprio portare traffico all'interno. Il traffico all'interno lo porti da altri social, perché il traffico interno è morto lì, non c'è. Cioè lì è soltanto hai la tua fan base e parli a quella. La fan base però la devi attirare da altre parti, quindi non è facile per niente in quel senso. No, questo lo avevo immaginato, nel senso non è che tu posti una roba e viene mandata a caso come succede qua, per esempio, che la vedono tutti, quello lo so, sì, ce cioè, lo immaginavo. Buonasera Igor Urso, dopo le domande serie a Luisa le facciamo. Allora, tra
tre cuori con le dita per te, da parte di Vlado. E sì, l'idea è questa, l'idea è di portarli anche a voce, cioè anche dicendo venite dove ho messo il link e lì trovate tutto quello che non può stare qua, no? Sì, in quel modo sì, sì, sono d'accordo. Quello è il modo. Non è per far monete, cioè non è per far soldi, è per fare, lo farei anche gratis se funzionasse di là, però non si può Lo puoi gratis, fare secondo gratis, me. eh? Sì. Ah, si può fare gratis? Sì, Ah. si può. Per E loro sono esempio, c'è. contenti? Sì, perché alla fine allora il modo in cui vengono usati i canali gratis è della serie. Allora, ci sono per esempio per creator che conosco che hanno sia una versione gratis del canale sia una versione a pagamento. In quella a pagamento, dietro diciamo, la quota mensile, ricevi più roba nel feed. Cioè, su quel sito puoi avere, come dire, paghi l'accesso al casinò o paghi l'accesso a qualsiasi cosa. E dentro puoi usare tutto quello che ti offre, diciamo, la struttura. Poi puoi avere contenuti ulteriori dietro ulteriore richiesta, quindi Pagamento. con ulteriore. Sì. Sì. E invece i canali, diciamo, gratuiti vengono utilizzati più come vetrina e pubblicità per invogliare, come trailer o come qualsiasi cosa, per invogliare poi i dubbiosi a fare il passo successivo, ovvero andare sul canale a pagamento. E quindi in Sì. generale vedi contenuti sì, ma molto più discreti, diciamo, quindi molto Ok. meno avventurosi. Quindi però c'è cioè, la possibilità, questo per dirti come di solito viene usato nel mio campo, poi tu puoi tranquillamente usarlo in un altro modo, in un'altra modalità, semplicemente senza chiedere la quota di ingresso iniziale. Ok, allora grazie a Sergio Victo che mi segui, ciao Fede, bentornato, allora grazie Berto per il Love Me e ciao Valerio Bonfanti che è un fedelissimo qua. Allora, non mi stai dando cattive notizie in realtà, io continuo a essere soltanto preoccupato di riuscire a fare sto cazzo di selfie. Allora me la faccio fare così almeno da un fotografo, da uno bravo, così Aspetta, ma almeno... perché poi ma ti puoi caricare i selfie? Perché mi sa che devi fare proprio live lì, cioè ti No, si può reindirizza. caricare. Si può Ah, ok, caricare, perché sì. io invece mi appare l'inquadratura rotonda, mettiti lì. Quello sì, ma quello prima me l'hanno approvato, quello. Quello me l'hanno approvato. Ah, ok. Quello sotto, Allora, quello col sì. documento in mano. Quello lo devi fare per forza, lo devi caricare. Anche Fede, giustamente. Matteo, ma di dove sei tu però? Perché io ho bisogno entro domani. Se sei della zona, ci vediamo domani. Se invece non sei della zona, ci incontriamo un altro giorno. Chi è la ragazza a destra? Ashis? Ah, sei di Legnano? Allora ci vediamo a Legnano domani. Dopo ti scrivo in privato, dai. E allora, praticamente, Luisa, che lavoro fai? Questa è una bella domanda, te la dovevo fare io. Beh, mi Berto, tu mantengo questo. con quel sito lì. Mi Quindi sembra di più che lavoro direi che giusto. faccio questo, però se la domanda la trasformiamo in qual è l'attività che ti occupa la maggior parte della giornata, quella invece è la divulgazione sul nucleare. La risposta è la Ok. divulgazione sul nucleare, di solito ci dedico veramente tantissime ore. Quanto sbattimento per iscriversi, Fabio? Sì, abbastanza. Tenendo conto che poi, però, questa cosa verrà a vostro beneficio. O no, sarà lo faccio per voi, perché sennò non vedete più i video. Vedo che effettivamente anche gente che ha 1 milione di iscritti qua fa dei video che vengono visti da 2.000 persone, non è che siano di cattiva qualità. Il problema è che qua funziona tutto coi per te. Cioè, se non vai nei per te, nessuno, pochi vengono a cercarti i tuoi video, capito? Quindi, se non vai nei per te, se ci vai fai 1 milione di visualizzazioni, se non ci vai ne fai 5.000 tranquillamente, perché vai nei per te 3 secondi. E questa cosa qui, unita al fatto che c'è la censura, perché quando dico cose che vengono censurate vado anche nei per te di solito, solo che poi rischio anche di essere bannato. Ci hai preso gusto con le live, sempre ospiti nuovi, Fede. Sì, l'idea è di essere vari, anche se poi finora tutte le persone che sono venute in live le vorrei anche reinvitare, perché mi sono sempre trovato bene. Jau, quando ci vediamo a Mendrisio, sono a Tesoro, si chiamava, domenica. Domenica sono vicino a Mendrisio. E senti, parliamo un po' allora della tecnica, tecnicamente del sito Azzurro. Sei la terza che viene, che fa contenuti sul sito Azzurro. Alle prime due ho chiesto cose che si possono dire, no? Ad esempio, la prima cosa che ti chiedo è:
se ci sono cose che non mostri o se invece mostri tutto. Le prime due mostravano tutto. 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 Mi sembra giusto anche, nel senso, a quel Avevo punto lì. iniziato, quando avevo iniziato, diciamo che non facevo vedere il viso, ma perché facevo nel frattempo un altro lavoro, come quello di web designer sostanzialmente, Ah, ok, e quindi lo quindi finché non dovevi. ho guadagnato abbastanza da staccarmi, ho detto mi tengo le due cose, però faccio un po' la furba, diciamo. Poi in realtà Ci io sta. giudico parecchio male chi fa le cose a metà in quel senso, perché lo trovo ipocrita. Cioè, Sì, l'unica concordo. attenuante è proprio che tu abbia un altro lavoro, per cui per adesso magari il sito lo usi come per arrotondare o per fare qualcosa del genere, però una volta che moldi, secondo me, a meno che non ci sia veramente una ragione artistica ben giustificata, credo che sia abbastanza ipocrita non mostrare tutto, però. Concordo, concordo con te. Allora, Fede chiede che lavoro fai, dunque Luisa si mantiene tranquillamente con il sito azzurro, come si era, come ci aveva detto di fare anche Benedetta 2 settimane fa e Lea settimana scorsa. Lea è live anche adesso, tra l'altro. E allora, a Benedetta non avevo chiesto quanti iscritti avesse sul sito, mentre a Lea non l'ho chiesto, ma me l'ha detto lei senza troppi problemi. Mi ha detto che ne aveva 490. Tu quanti ne hai? Se vuoi dirmelo, se non vuoi Io dirmelo, non c'è problema. viaggio, non sono sempre. Allora, il massimo che ho avuto sono stati tipo 1.700, Oh, però cazzo! generalmente viaggio sui 1.100. Cazzo, complimenti. Allora effettivamente vaffanculo qualunque altro tipo di occupazione, scusa, ti mantieni bene, grande. Allora, molti vogliono la live con Don Ambrogio, io la farei volentieri, ma non scriverò a Don Ambrogio di fare una live perché probabilmente penserebbe che lo sto pigliando per il culo. Chiederò magari a Gianni se ha voglia di fare da intermediario, lui, Gianni Ma Discolo, perché lui lo conosce. Don Ambrogio è il prete? Sì, È un prete? sarebbe una di quelle cose da multiverso, no? Che da metaverso, da qualunque cosa verso. Ma sarebbe tranquilla, perché io Don Ambrogio, a differenza di altri suoi colleghi, lo stimo, perché comunque è molto intelligente e anche simpatico, quindi secondo me verrebbe fuori una bella discussione, molto tranquilla, magari con moderatore Gianni, facciamo a tre. Comunque, vabbè, questa è una cosa in divenire, deve accettare lui prima di tutto, e quindi non è garantito che lo accetti. Quindi 1.100, beh, complimenti. Allora io per ragioni, diciamo, di sopravvivenza non potrò iscrivermi mai, almeno per adesso non posso iscrivermi, perché sennò vengo preso a randellate sulla testa se la cosa viene scoperta poi. Cioè posso entrare io a fare contenuti, ma se la mia tipa scopre che poi seguo te o chiunque altro su lì, potrebbe essere un grosso problema. Perciò mi spiace, mi dovrò tenere la curiosità, però sinceramente credo che te ne meriti anche 10 volte di più tranquillamente. Non Luisa, mi sto sei mai impegnando stata? tantissimo, devo dire, quindi. Quanti ne fai? Quanti contenuti fai ogni quanto? No, è questo il punto, che non ho, diciamo, un ritmo. Perché allora l'idea per cui io ho fatto questa cosa qua tendenzialmente era sì, perché un po' mi diverte, un po' mi piace sfidare tabù, un po' come dire, mi sono portata e quindi ho detto, beh, faccio una cosa del genere. L'altro motivo è perché volevo avere tanto tempo libero in realtà da poi de dedicare alla divulgazione, quindi avere più che Certo. altro tempo per gestirmi io il tempo, perché ero arrivata a un certo punto a lavorare come dipendente dove stavo veramente impazzendo, perché facevo uno di quei lavori che non è neanche di per sé tanto pesante, può essere anche stimolante, creativo, cioè disegnare siti alla fine è carino, solo che Sì. c'avevi i giorni in cui boh, a caso dovevi stare fino all'una di notte. E poi c'avevi i giorni in cui non c'era niente da fare, però dovevi comunque fare finta di essere lì 8 ore per niente. Quindi So come funziona. Sì, psicologicamente, cioè, purtroppo. se seguite Frank Grammuglia è tipo lui, cioè quello alla fine. Sì, ho Quindi presente. ho detto faccio quello. E quindi diciamo che ho iniziato in quel modo lì, ho visto che mi sono stabilizzata sui 1.100, e che sono, alcuni sono, come dire, si iscrivono una volta, poi abbandonano, però c'è diciamo, un nocciolo fisso e quelli là sono i più fedeli, eccetera. Quelli ci sono sempre, sì. Poi io tipo, ho diminuito un pochino la frequenza con cui faccio i contenuti. Ci sono periodi in cui magari facevo un contenuto singolo 3 volte a settimana, poi producevo un contenuto di coppia
una volta a settimana, eccetera. Adesso che ho Sì. comprato una macchina fotografica e una videocamera molto figa, ho detto provo ad alzare un po' la qualità, diminuisco la frequenza, cioè faccio un po' di esperimenti e vi diciamo che dal punto di vista di quello che mi entra, per ora mi va bene così e non sto cercando di fare di più. Ho anche amici, diciamo, parecchio famosi nell'ambiente, come la Nappi o Meitai, quindi ogni tanto magari mi accordo con loro e facciamo qualcosa tra amici, diciamo così, e diciamo, mi creo un contenuto che poi è un po' più, come dire, richiesto, eccetera. Però veramente ci sono alcune volte in cui faccio un contenuto a settimana e va di quello e poi faccio qualcosina, qualche spizzichino, però cerco ultimamente veramente, ho anche ricevuto appunto, all'inizio ricevevo anche critiche, diciamo, dal punto di vista della qualità video proprio, per cui ho cercato di, con il video, cioè con quello che mi entrava, di poi comprare materiale che mi servisse Attrezzature. poi a migliorare anche per gli utenti. Tutto chiaro. Allora, rispondiamo a alcune proposte. Allora, Emanuel, non c'è bisogno che, a parte che Luisa vede i commenti, quindi magari ha visto anche il tuo, non c'è bisogno di grattarmi il naso se fa, grattati il naso se vorresti fare, se ci faresti un pensierino. Allora, gliel'ho già detto che non posso farlo, ma solo per quel motivo, non per altro, quindi, ma penso che qualunque persona, onestamente, se ti dice no, non me ne frega niente, sta dicendo una gran balla. Ma ci sono Sì, assolutamente. Gianmarco Campana, buonasera. Allora, mi suggeriscono di fare una live con Frank Gramuglia. Secondo me, se Frank Gramuglia gli propongono di fare una live, mi dà la pedata nel culo. Così, in simpatia. Poi Fede mi dice di iscrivermi di nascosto. Sì, ma poi quelle robe lì vengono fuori, sicuramente. Fabio Nicotera, una live con il Masseo, quella sarebbe più fattibile, perché il Fatteo, sì, il Fatteo, buonasera, buonanotte. Il Masseo so che è un mio fan, diciamo, cioè apprezza ovviamente i miei contenuti, visto che sono un suo discepolo alla fine. Buonasera Rizzo. E la live anche con Steven, l'altra volta è entrato Steven Basalari nella mia live, così a sorpresa, ha buttato giù 200 rose e mi ha detto complimenti, anagrammi top, fammi un anagramma in diretta, e poi gli ho detto vuoi entrare? E Luca, la mia ragazza, dice che siete bellissimi, ringraziala, grazie mille, e grazie Rizzo per il Love Me, che è una Bob, costante, Luca pensa. non ha la ragazza. È una tua ipotesi, una tua certezza? Bob, cioè sì, una Così, è un'ispirazione assurdi, del momento. sì. Conosco Steve Holmes? No, devo andare a vederlo. Vi scippo. Luisa è fidanzata, sì, Matteo. Luisa diceva Però all'inizio, non lo sono in sapevo una anch'io. relazione aperta. Ah, ok, quindi non c'è niente di precluso, diciamo. C'è una cosa. Ah, ecco perché dicevi fate il test, eccetera. Perché c'è sempre possibilità, ho capito. Ma Luca è fidanzato. Matteo chiede se potete conoscervi. E cosa, in che senso? Penso di persona. Prendi il video della doccia. Prendi il video della doccia, ma non sta dicendo a me. Valerio, tu quindi conosci un video della doccia fatto da Luisa? Cioè, ci sono dei video della doccia, però quale? Berto, se finisco sotto le tue grife mi fai vedere la luce. Vabbè, allora, Guarda, in realtà la mia probabilmente. teoria, cioè, su queste cose è un po' controversa, sulle affermazioni del genere. Cioè, la gente non sa, non lo sa fare, e quindi questa cosa qua che puoi vedere la luce con. Credo che si è frisata di nuovo, Luisa. Lu, ci senti? Gli occhi sono più su. No, ma io lo sto guardando in basso, in quel senso, visto che mi sa che Luisa è frisata. Sì, ma Berto, hai tracce, problema. Tacchini al bando. Ok, la dobbiamo fare rientrare.
Grazie Matteo. No, allora, questa live è tantissima roba perché lei è fantastica. Al di là degli scherzi, di tutto, lei è veramente fantastica. Vediamo se mi capita di riuscire a farla entrare di nuovo. Sì, ecco qui. Vediamo un po'. Lei è proprio fantastica perché poi ci parli bene, ha un sacco di... Ah, per la cosa del fotografo, guarda, mi serve una foto di me con in mano il passaporto, niente di particolarmente complicato, però ho bisogno di a questo punto una persona che... Ma tu hai uno studio, un punto dove ti posso venire a cercare, diciamo? Grazie, Fede. Bella gemma, magari. Adesso glielo chiediamo se ritorna Valerio, che squadra tifa, Luisa. Vediamo se riusciamo a farla rientrare. Forse ha qualche... Ecco che arriva. Ah, dove voglio? Va bene, allora facciamo... Ecco, ti... Allora, scusa, mi sentite? No, perché mi si è surriscaldato il telefono e mi ha chiuso tutte le app. Adesso sono davanti al condizionatore. Quindi c'è il condizionatore. Lo rifrigeri, bellissimo. Salutiamo Cristiano Viola nel frattempo. Raffanculo dice grande belli. Comunque, mentre eri fuori, quel minutino che sei stata fuori, un sacco di complimenti al di là degli scherzi, anche perché la live è molto bella, nel senso che... Cioè, ci trovano molto ben assortiti. User 2504, che strana combo, e poi mi ha seguito, probabilmente, o ti seguivo o ha seguito anche te. C'è una quantità di gente online veramente sorprendente per le mie medie. Ecco, Fede, visto che è tornata Luisa, che squadra tifi se segui il calcio? No, non lo seguo, ragazzi. No, anzi, mi sta un po' sulle. Mi sta un po' lì. Ok, Perché ci è sta. troppo mainstream, cioè ci sono un sacco di altri sport molto più avvincenti e non trovo una ragione razionale per cui il calcio sia così idolatrato. Tipo per adesso io ho iniziato a giocare a tennis. E Tennis, quindi ci sta. Vabbè. mi vengono fuori tutti i TikTok del tennis, no? Con tutti, non so, i trick, le cose. I vari tennisti storici che facevano robe assurde. E, boh, per esempio, questo per me dovrebbe essere spinto come sport. Poi io sono ex pallavolista, quindi per esempio anche la pallavolo, dico perché, vabbè, la pallavolo femminile non è tanto divertente, però pallavolo maschile è spettacolare, quindi non mi spiego perché non sia tanto seguita. Allora, ti chiedo, due eroi in una live sola, dice Michael Emanuel Sagripanti, e anche sopra live bestemmia nucleare. Te sei conosciuta per il nucleare, ecco. Il Sì, tennis è alla uno fine sport sì. raffinato ed elegante. La pallavolo femminile, so perché, io la seguo da tanto, ti dico. Allora, ti comunico che abbiamo raggiunto il massimo di spettatori presenti storicamente nelle mie live, 201. Nonostante i bug, E... nonostante tutta l'industria delle rinnovabili che mi tira contro, non mi dà Ma elettricità. guarda, sì, ma qui c'è la lobby della bestemmia, capito? Quindi quella vince È su tutto. insorpassabile. Italian Mapping, tanta roba. Sempre un piacere vedere le sue live. Grazie, puntini, puntini. Anche te sei uno piuttosto presente, 204. Allora, ritorniamo a bomba, no? Ti chiedo, non, anche come consiglio per come dovrò fare io, no? Allora, io laurea in lettere. Te che... Titolo di studio hai, Luisa? Io sono Chiedo laureata in all'IA. Bella mediazione linguistica e culturale. storia. Io sono il master delle bestemmie e mi hai riconosciuto adesso. Sì, sono io. E Fede chiede di essere salutato da te, Luisa. Ok. Ciao Fede. Allora, aspetta che sto sbagliando. Beh, certo, user 7975, che tutto questo hype è merito di Luisa, non mio. L'idea è di portare persone interessanti per dare un contenuto alternativo, altrimenti scelto io la faccia, siamo sempre in 10. Valerio, domani all'esame, auguri, auguri Valerio. Questa parte di solito la skippi. Allora, Antonino Di Pietro, io in realtà non sono professionista, nel senso che non lo faccio per grandi guadagni, ma lo faccio da tanti anni, quindi più o meno un po' il mood dell'intervistatore ce l'ho, nel senso che ho intervistato anche, è capitato di intervistare persone importanti a livello sportivo ed è andata bene. Tu giocavi a pallavolo, Luisa, in che anni più o meno? Io ho giocato a pallavolo per 10 anni praticamente, da quando ne avevo 12, credo, a 21 circa. Ok, quindi conosci sicuramente Lucia Bosetti, per esempio.
Ecco, Lucia sì, no. Bosetti, quando giocava a Villa Cortese, io ero andato a fare il reporter per quella Villa partita lì, fortissimi, tra Champions. l'altro, cioè. Villa Fortissimi, io ero arrivato al terzo anno, che erano in A, dopo due finali scudetto perse, arrivo, faccio il reporter e poi i ragazzi della Web TV mi dicono, però potremmo anche fare un'intervistina, è una Web TV, no? Va bene, chi dobbiamo intervistare? Ti va bene lei? Lucia Bosetto, ho detto, oh Cristo, adesso che canzone dico? Questa è la campionessa del mondo. Allora gli ho fatto tre domande, è ancora disponibile quell'intervista lì, è ancora disponibile. Le ho chiesto tre cose, è andata bene, su YouTube c'è ancora, e da lì in poi è rimasta una costante di fare interviste, poi partite, poi è entrato il calcio, poi il basket, va bene, quindi nel senso lo faccio da qualche anno e mi piace. Bibbo 72 dice che sei una fata. Simone Veronelli dice che sei splendida anche, come, anche perché è laureata. E poi Luca Franceschini fa un paio di apprezzamenti. Allora, perché hai smesso di giocare? Chiede Danizla. Perché studiavo e lavoravo full time, quindi non riuscivo a fare il resto. Cioè, la pallavolo è un sport di squadra, non puoi stare lì e dire che oggi non ci sono, la partita non ci sono. Però ero arrivata in Serie D, quindi vabbè, Serie D, col ma dove Parabiago. giocavi? Al Col Parabiago, Parabiago. sì. Ah, ok. Pensa che io ho fatto per tre stagioni lo speaker e l'intervistatore a Legnano, alla Focol. La conosci? Sì, Sì. adesso sono LOL. rimasto tifoso. Sì, sono Abbiamo rimasto giocato anche tifoso. contro la Fo, forse lì, no, contro il Legnano. Sì, Un altro abbiamo magari. metà. Però perdevamo Colbe, sempre. Bomien. Sì, perdevamo sempre contro Arese e altra gente, vabbè. Ormai non mi ricordo veramente più un cavolo. Tempi che furono. Allora, la domanda di Paul: quante ore dedichi all'avvocato dell'atomo ogni giorno? Almeno 10. 10 ore, cazzarola. Sì, poi ovviamente mixate con l'altro lavoro, perché alla fine sono sempre al computer, però sono almeno 10 perché sono comunque quattro social principali, TikTok, IG, FB e Twitter, e poi c'è anche, stiamo iniziando a cercare di fare video su quello, video più lunghi. E quindi alla fine devo girare quei social lì. Poi io faccio le grafiche per Insta, quindi per grafica mi ci vogliono tipo almeno 3-4 ore. E poi ci sono i reel o i video, diciamo, più corti, anche quelli comunque vogliono il loro tempo, quindi tra una cosa e l'altra veramente ogni giorno faccio dalle 8 alle 10 ore comunque davanti al Tempo computer. pieno, praticamente. Sì, è il punto che l'avvocato dell'atomo non mi paga, cioè l'unico che ci guadagna qualcosa. Siamo in 20 lì, 20 persone, tutti ingegneri energetici, nucleari, fisici, eccetera, tranne me che sono la sfigata in STEM. Però a loro diciamo che sono lì come moderatori, quindi l'accordo diciamo che siamo un team, che loro collaborano con i commenti, cioè monitorano i commenti, rispondono ai messaggi, però non gli diciamo quanto tempo devono passarci lì. Sono semplicemente io Certo. che credo tanto nel progetto e voglio che cresca il più possibile, quindi mi sono detta ci faccio volontariato, il mio ragazzo ci guadagna, poi lo Tanto tu hai già mantengo. una, un Poi io in buon realtà reddito. mantengo quella pagina, perché alla fine sono io che Ci con la mia sta. attività. Allora, ringraziamo Berto per i regali e ringraziamo anche. Tampo. Ciao Natascia, buonasera. Grazie a GM per gli 11 fischietti. Che combinazione, un bestemmione nucleare, dice Croma. Allora, che cameo è questo? Vi adoro, F. Piace tantissimo sta collab, dovevo rifarla poi, ho capito. Certo, quando vuoi. Allora, dice Casba Candy che assomiglia un po' a Sissy Spacek e un po' a Tilda Swinton. Sì, È Tilda vero? Swinton me la dicono Confermo. spesso, mi piace tantissimo, è un alieno e la adoro, mi piace il suo tipo di Confer bellezza. ti confermo anche se l'altra è vecchia, L'altra non ci la conosco. assomigli quando era giovane. Ha fatto, ad esempio, credo che abbia fatto, non voglio dire puttanate,
l'incendiaria, quella che dava fuoco alle cose con lo sguardo, tratto da un racconto di King, dovrebbe essere lei che l'ha fatto. Però se ti posso dire, più bella a te di Sissy Spacek, a me non è mai piaciuta più di tanto. Allora, Albino Saluggia, grazie che mi segui, l'avvocato ci guadagna in tanti modi, Luisa Ci sei una assicuro. dea, è di Torino, banconote che volano via. Quando andavo io al liceo non c'erano donne come lei, dice Fabio Ricotera. Non so se al liceo ero così, comunque. Può essere che... Allora, Non Caspa capiamo. Candy, Carrie lo sguardo di sa. Non si può dire. Carrie, comunque, sì, hai ragione, Caspa Candy, non l'incendiaria. Sì, era quella l'attrice, infatti. Buonasera, History of Football. Grazie. Mister L ti vuol portare fuori a cena. Crossover di potenza incredibile. Allora, grandissima collaborazione anche da parte di Catignano. Salutiamo Raffanculo. E ti chiedono, da Nizla, se hai visto Nuclear Nomads. No, non No, so nemmeno ragazzi, io cos'è. non ho visto Non so. Nuclear Nomad. Cos'è? Non Comunque sono. raccomandate? Che, cioè, di cosa parla? Scrivecelo magari Ergiacos, ciao. Intendevi così alla mano? Fabio intendeva, non c'era nessuno così alla mano ai tempi del liceo. Perché infatti tu coniughi tante cose, cioè parli di nucleare, è già una ragazza che parla di nucleare. Poi mi aspetto, se una ragazza parla di nucleare, che non sia, che sia magari con la Siamo pettinatura. cesso. No, non tanto un cesso, nel Tra senso, l'altro non nel che è team brutta. abbiamo delle ragazze che sono bellissime, cioè sono tutte belle, le poche che abbiamo nel team sono tutte belle, veramente. Ma no, sai, me le aspetto magari con un look più da bibliotecaria noiosa, tipo con il cappello, con la frangetta, oppure con la riga qua, no? Oppure con, che ne so, vestita con una roba degli anni 30, no? E invece te sei una ragazza che si veste in maniera moderna, normale. Cosa pensi dell'energia nucleare? Beh, lei penso che sia a favore, no? Sei a favore, direi. Sì, sono l'avvocato dell'atomo, veda un po' lei. Esatto, Marco Spataro, ti ha riconosciuta infatti. E poi, stereotipi come se piovesse, scrive Dio Queer. Effettivamente. Abbastanza. E meta, ma è quella di Stranger Things, non l'ho visto, io non posso Ma confermare. quale? Cioè, quella di Stranger Things? Non. Sì, il Demogorgon? No. Allora, aspetta che vado alla pari. La collab più random di sempre, dice Nabel. Sto crossover, Maffimo Apache, il maestro fa colpo, dice Luciano Spalletti, l'hai fatto te il colpo, complimenti per lo scudetto. Io sono l'avvocato di Luisa, dice Bibbo. No, ce Episodio l'ho già crossover. quello. Seriamente, cioè, esiste. E Meta dice la ragazza rossa e non il Demagorgon, e poi ci sono le risate anche. Sì, La ragazza rossa con. Dorato, sì, mi hai vista anche su un altro sito. Bravo. Hai fatto i compiti. Allora, Però guarda sì, Luisa. l'altra ha cambiato idea sul nucleare. Bravo. Mi raccomando sempre. Cambiate sempre idea, cioè sempre no, Cristiana Cappadocchi. ragionate. L'hanno già fatta la battuta sulle bombe di Luisa. Sì, in Sì, effetti mancava. hanno già detto le bombe, hanno già detto bionda atomica, hanno già detto gli ordigni nucleari, eccetera. Sì, Su Reddit. c'è Allora, anche. qui chiedono di fare un crossover effettivo, una bestemmia nucleare. Quale peggior insulto con te qua presente possiamo dare a nostro Signore se non Dio verde? Cioè, è un insulto pesante. Sì. Anzi, allora, vabbè, no, questo non lo posso dire perché è oggetto della nostra denuncia, però vabbè, Ok. posso... Vi lascio solo immaginare che abbiamo storpiato il nome dei Verdi in un modo Sì, cambiata satirico che poi a loro non è piaciuto. l'iniziale per caso. La penultima. Però La vi ci lascio penultima. ragionare. C'è il post ancora su Instagram. Ok, quindi è quello il motivo della Sì, denuncia? sì, Ho capito. Ma pensa te, ma. Però che se gli cambiavi No, l'hanno l'iniziale. detta in chat, l'hanno detta in chat. Io
Ah, ok. Eccola lì, la vedo. Ci sarei arrivato più tardi. History of Football, quando Luisa mi manda a fare in culo, cominciamo a parlare di calcio. Tra noi. Ditemi voi, perché cioè, io ho il sushi di là e poi tra l'altro qui c'è il condizionatore sulle... Ah, tra l'altro c'è la nostra borraccina con l'acqua di Quella Fukushima. dell'avvocato. Sì, l'acqua di Fukushima. Spettacolo. Però sì, ho il condizionatore tipo sulle mani, quindi... Ok. Allora, facciamo così. Ti chiedo le ultime due cose. Poi ti lascio libera e cominciamo a parlare con gli aficionados di sport, che sto weekend è stato pazzesco. Sì, il sushi mica si fredda, ma mi sa che Luisa non ha ancora cenato, Sì, però essendo caldo sviluppa batteri e quindi, cioè, essendo crudo, cioè non è il caso, sì. Esatto. facendo caldo, essendo crudo il pesce. Allora, ti chiedo una cosa importantissima. Quando è che vai in vacanza? Allora, quest'anno non ci vado, cioè non faccio le classiche vacanze estive, perché in realtà a settembre, non l'abbiamo ancora detto forse questa cosa qua, però dovrebbe essere sicura al 90%. Stiamo pianificando di andare negli Stati Uniti, io e il mio ragazzo, per fare sia un po' di vacanzina, ma soprattutto per fare un giro di centrali Centrali nucleari. nucleari. Esatto. Fantastico. E quindi per fare poi magari il documentario, vorremmo andare all'Idaho National Lab per vedere appunto anche roba sperimentale, però anche se riusciamo a entrare in qualche centrale nucleare e magari in miniere d'uranio sarebbe molto figo. Miniere di uranio, minchia, ma questo sì che è In turismo, Canada, sì, in cazzo. Canada. Sì. In realtà, cioè, Minchia. quello che sarebbe figo prima o poi, quando magari di nucleare si tornerà a parlare in maniera un po' più razionale, è tipo fare una cosa come turismo nucleare, no? Per cui porti la gente in giro a vedersi i reattori, i depositi di rifiuti Spettacolo. radioattivi, cose, cioè, per far capire alla gente che in realtà il nucleare è una tecnologia come un'altra, anzi, molto, molto figa. Cazzo però, beh, allora io ho alcuni amici con cui spesso andiamo a fare dei viaggi belli, no? Tipo facciamo tre regioni in un giorno, no? Oppure andiamo in posti abbandonati, no? E c'è un mio amico che è turista dei cimiteri, no? A lui piace andare nei Bello, cimiteri. bello, bellissimo. E lo capisco bene, cioè non lo faccio, però capisco bene dove sta la bellezza. E a me, comunque io sono un turista delle chiese, se le chiese sono... Non il Duomo, cioè chiese abbandonate, sconsacrate, isolate chissà dove, in paesini, no? Ma anche la chiesetta del paese di montagna. Allora ci entro. Il problema La non è chiesa la di chiesa, Paradiago. la chiesa di Piazza Maggiolini. C'è cioè, la piazza grandissima, non c'è mai un cazzo di nessuno in quella piazza. Però di la verità che cerchi le chiese abbandonate per poi lasciarci lì le più grandi bestemmie con l'eco. Allora, ti racconto, quella è una cosa carina da fare, in effetti. Siamo andati in una chiesa sconsacrata che è diventata museo di guerra in provincia di Pavia, Varzi, e lì è stato veramente spaziale, veramente, veramente bello. Sono il fratello di Jamie Tights, prima o poi una collab con Jamie Tights la devo fare. Quando taglio i capelli divento uguale a Jamie Tights, lo dico con tutti. Li ho tagliati da una settimana, sono ancora in fase Jamie Tights adesso. Ti racconto sta cosa. Sono andato a tre matrimoni l'anno scorso. Uno era con un mio amico che non è neanche battezzato, quindi niente chiesa, senza problemi. Il terzo è stato in America, che era la sorella della mia ragazza, che però non è riuscita, non sono riusciti a prenotare la chiesa, quindi l'hanno fatto in spiaggia, sull'oceano San Diego, una roba spaziale, senza chiesa. In mezzo c'è stato il matrimonio classico, no? Con la chiesa, il banchetto, la musica, eccetera, eccetera. E allora io, quando siamo usciti dalla chiesa, siamo andati in questa villa bellissima, mi sono messo davanti al laghetto e ho detto: ragazzi, oggi purtroppo sono dovuto andare in chiesa, non ho bestemmiato a messa, ma ne ho approfittato del tempo inutile che stavo trascorrendo lì dentro per fare l'anagramma di mistero della fede, no? E l'anagramma di mistero della fede è le feste, con due L, le feste, Dio merda. E quindi andiamo a pari così. Allora, History of Football, mi ricordo di te, che sei assolutamente quello delle partite vecchie che non dovresti conoscere. Non riusciremo mai a lasciare il fossile, con tutte le speculazioni. Turista dei cimiteri, what the fuck? Turismo nucleare. Questa cosa ha creato un Qualcuno mi certo chiede se ci sarò al sconcerto. Cogito Tour. Sì, ci sarò il 18. Molto bene. Cioè, come Allora. accompagnatrice di Luca. Mi accollo sempre. Ah, ok. Cogito Tour, che cos'è?
Diciamo, tu che sta facendo, non so se conosci il Ric Dufer, youtuber, creator, anche lui, Già di sentito. filosofia, si occupa di filosofia, attualità, eccetera, e è molto amico del mio ragazzo, comunque si conoscono anche come creator, e quindi Luca è stato invitato in qualità di avvocato dell'Atomo a fare una cosa in presenza, e ci sarà adesso non mi ricordo la località perché è in zona Cesena, però trovate sull'altro social i dettagli, eccetera. Perfetto. Pina Sinalefe, il crossover che non ti aspetti, ma di cui avevamo bisogno. Dio Queer, mi sa che te l'hanno bannata la bestemmia, cioè te l'hanno oscurata, non si vede. Il metaverso è qui, che accoppiata è? Che accoppiata è? Manco nei miei sogni da ubriaco. A Ragazzi, quando cioè, le magliette. in realtà il collegamento io ce lo vedo, è abbastanza, come dire, per me è evidente. Cioè, io su una pagina parlo di energia nucleare e di scienza e di come guardare l'energia in maniera razionale. In un'altra pagina, in questa, parlo di come si debbano rompere certi tabù legati alla sessualità e quindi di nuovo razionalità. E Giova fa quello che fa, appunto, lo fa in maniera goliardica, però di fatto sta sfidando un tabù che esiste per motivi assolutamente irrazionali. Quindi di fatto sono tutte battaglie di razionalità e quindi per questo stiamo qua a fare questa live insieme. Questa ultima affermazione sull'irrazionalità, secondo me, merita una proposta di matrimonio al volo, ok? È una delle cose più intelligenti, improvvisata peraltro, che abbia mai sentito nella mia vita. Il mitico Rick, 15 crediti in un mese è fattibile? È vero quello che si dice sulle scorie radioattive? Ah, eccola la bestemmia di Dio Queer, decadente e instabile come una molecola in un acceleratore di particelle. Mi sembra una bella bestemmia. C'era Dio davanti, naturalmente. Grazie Alessandra che mi segui. Anagramma di scorie radioattive lo devo fare, poi te lo dedico. Antonino Di Bello. Pietro dice bravi tutti e due. Grazie. Davide 40 apprezza che entrano solo belle donne in live. Allora, è vero che di solito il livello estetico delle ospiti è altissimo. È vero che però io non lo invito per quello, eh. Io lo invito perché hanno qualcosa da dire, sono simpatiche, eccetera. Poi il fatto che le ospiti sono tutte carine è un altro dato di fatto. Grazie Alessandra, ciao. Luisa, non potevi spiegarlo meglio che top player. 90 minuti di applausi da Fabio Nicotera. Procacciatore di belle donne, Davide 40. Ecco la risposta di Ayman, che me l'aveva chiesto anche prima. Tu staresti in coppia aperta come Luisa? Per come sono fatto io, no, perché comunque sia mi piace essere l'unico, diciamo, e, no, e comunque non accetterei una coppia aperta nemmeno dall'altro lato, nel senso un'altra ragazza, capito? Però io ho un'apertura mentale, cioè io ad esempio sarei per liberalizzare, per esempio, e non ne faccio uso, e non ne ho mai fatto uso, cioè è una questione anche di essere logici, non soltanto di fare o non fare, cioè se io non sono favorevole alla coppia aperta non vuol dire che secondo me non abbia assolutamente senso sperimentarla e portarla avanti. Ti saluto Alessandra, e come? E grazie anche, e History of Football approva. Allora, lasciamo andare a mangiare Luisa, Sì, va benissimo, grazie. è stato fantastico, io direi, se sei d'accordo. Io vado via una decina di giorni a 25 giugno, tipo, quindi poi per inizio luglio sono indietro. Se vuoi ci risentiamo quando torno, quindi tra un mesetto, Sì, tipo. dimmi, tanto sono sempre qua attaccata al telefono, quindi Sì. Che sono poi sempre qua. avrò altre cose da. Ma senti, posso chiederti una cosa? Se Sì. riesco a superare la storia del selfie col documento, no? Sì, E creare un canale sul sito azzurro dove dico cose che verrebbero censurate altrove, no? Io credo che a quel punto sarebbe possibile fare un exchange di seguire uno il canale dell'altra. Tu ci staresti a seguirlo? certo, perché no? Cioè, A quel punto. tra l'altro la cosa è che se non ti fai il canale gratuito, puoi comunque creare dei link gratuiti da regalare alle persone che decidi. Quindi nel caso io ti regalo il mio e tu mi regali il tuo. Allora, a quel punto lì, per un discorso di scambio, di interscambio culturale, potrei anche fare in modo di seguirti in qualche modo.
Comunque, Va a bene. parte tutto ciò, per ora siamo ancora nella fantascienza perché devo ancora risolvere il problema del farmi approvare il profilo. Facci sapere perché Esatto, cioè, è perché tipo il ci. primo step, se no è anche un po' boomer, se non ci riesci, cioè questa cosa che la tecnologia. No, devo dire che da persona che disegna i siti, quel sito lì è disegnato malissimo. Male, 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 male. C'ha una user experience da folli, però la tengono così, non lo Terribile. so, perché si vergognano di esistere, non lo so. Però sì. Allora, stiamo a vedere. Secondo me, dai, facendomi dare una mano, di che sito si parla? Quello azzurro, Varga Senti, aspetta, 951. aspetta, però qua devo insultare. No, non è vero, non devo insultare nessuno, però Ivan, dai, cioè, davvero. Vediti qualche video sulla pagina dell'Avvocato dell'Atomo e fammi capire come fai a essere antinucleare nel 2023. Vabbè, a me non mai dovuto convincere con i video perché comunque ero già tendente Infatti, vedi, all'argomento. cioè, Sì. la gente Ciao. intelligente. Grazie. Grande avvocatessa, dice Paga 81, Giampa di SV, giova mio Raga, vi padre. lascio perché veramente mi sta gorgogliando lo stomaco. Vai, buon appetito, grazie Grazie mille. Dopo ti dell'ospitata, ci sentiamo ringrazio. presto. Figurati. Dopo ti ringrazio anche in privato e ti faccio poi sapere come va domani con la. E pensa agli anagrammi, ecco. Scorie radioattive, sì, lo faccio. Ti Va salutano bene. Emeta e History of Football. Ciao, grazie Ciao ciao. mille. Ciao, ciao, ciao. Raga, adesso siamo noi. Però Luisa lascia un vuoto devastante.